Cuore giallo blu, finisce gara 1, siamo con Lorenzo Cergati, Torino vince una grandissima partita col di largo punteggio 60-42 e ritorna Lollo Cergati, è stato ai box, ha scalpitato, voleva fare e oggi grandissimo Lollo Cergati. No dai, ci abbiamo provato, è stata una gran vittoria di squadra, cioè siamo stati tutti lì con la testa, noi stiamo giocando sempre meglio, da ora che arriva i momenti cruciali, i momenti dei playoff, stiamo venendo fuori, la squadra dovevamo essere durante il campionato, tutti giocano per vincere perché qui se perdi torni a casa, non è come il campionato, quindi ognuno fa qualcosa ma non per sé, per vincere, questo è il risultato, abbiamo fatto una gran vittoria, quindi siamo tutti contenti, ora è solo un punticino, sappiamo tutti che ci vogliono 3 punticini per passare, quindi 1-0, ora si prova gara 2, nuova partita, nuovo punto a disposizione per le squadre. Perfetto, mi hai anticipato la domanda, che appunto avevamo parlato prima con Terzolo, di quanto è, se è più complicato diciamo tenere l'adrenalina bassa o cercare di caricarsi ancora di più, perché sicuramente tu mi insegni e la forza di Trento lo dimostra, non sarà una partita, sarà una partita diversa, non dico che sia meglio o peggio, ma sarà completamente diversa. Assolutamente, si parte 0-0, non è che hai vinto gara 1 e quindi parti con un handicap a favore, quindi sarà assolutamente una nuova partita, loro sicuramente non faranno la stessa partita perché faranno gli accorgimenti, perché guarderanno dove hanno sbagliato e dove noi abbiamo fatto giusto e quindi faranno le loro scelte, sarà totalmente una nuova partita, ancora più emozionante, perché per loro è fondamentale ora vincere una partita in casa, perché dopo sarà veramente difficile vincere 2 partite di fila a Torino, quindi ci proveranno in tutti i modi e anche noi guarderemo cosa abbiamo fatto giusto e sbagliato per cercare di vincere e poi andare a Torino con 2-0. Serie difficile, noi siamo contenti che Lollo può darci una mano come ce lo sta dando in questo momento, lui è un animale da playoff, noi lo conosciamo bene, siamo fortunati ad averlo Cergati. Tra 48 ore gara 2. Sì, guarda, io ti ringrazio, avevo tanta voglia dopo gara 1, dopo la serie 1 a vedere Biella tutta la serie seduto, poi un derby così, c'è una voglia pazzesca, ora sto recuperando pian piano, fa ancora male la caviglia, ma non voglio perdermi neanche un minuto di questa serie, quindi stiamo lì, migliorerà partita dopo partita e ci vedremo per gara 2 tutto insieme, Torino che si merita questa serie, questa tutto il campionato, tutti insieme, forza Torino. Forza Torino, grazie Lollo, sei un grande.